ha voluto presentarla nell'omelia della Santa Messa per la solennità dell'Epifania, Monsignor Riccardo Fontana. La visita pastorale prenderà il via questa domenica da Subbiano e attraverserà nella sua prima fase tutta la zona del Basso Casentino. Un giorno speciale per lui, quello del 6 gennaio, per la ricorrenza dell'anniversario della sua ordinazione episcopale. Nel 1996, infatti, fu consacrato nella Basilica Vaticana di San Pietro da Giovanni Paolo II, dopo essere stato eletto il 16 dicembre 1995 arcivescovo di Spoleto Norcia. La visita pastorale che avvio tra pochi giorni nel Casentino inferiore per attraversare poi tutta la diocesi vuole essere il segno della nostra Chiesa Aretina che fa suoi i contenuti dell'Epifania. Andare a ragionare con tutti, a incontrare tutti, a ridire a tutti che Gesù è vivo in mezzo a noi. Non lasciatemi solo. Accompagnatemi con la vostra preghiera in questo pellegrinaggio dove non basta dire, bisogna andare. Come il poverello d'Assisi quando volle fare il primo presepio, un tiro fuori le statuine di soffitta. Ma non si sa bene se passò da Tor d'Andrea, da Bevagna e Montefalco, o se venne giù di qua, da Foligno, da Trevi e da Campello. Ma certamente andando a Greccio passò villaggio per villaggio e provò a dire a tutti pace. Se mi riuscirà di fare altrettanto, ci provo. Sarà un segno. Siate con me però il segno degli ideali dell'Epifania, di questa manifestazione di Cristo che ho voluto fosse il segno, l'icona della sacra visita, come tutti i vescovi della terra, avvio in nomine Domini.